In pochi giorni sono finiti in manette 16 ladri di oliva e sequestrati 18 quintali tra olive ed uva. La campagna olivicola 2015-2016 è appena cominciata e i ladri di oro verde non mancano. Rubano raccolti e fusti di extravergine con quintali di prodotto che spariscono dalle aziende e dagli oliveti. La controffensiva del comando provinciale dei carabinieri al comando del colonnello Vincenzo Molinese sta già portando i primi risultati. La produzione della campagna olivicola 2015-2016, secondo gli esperti, dovrebbe attestarsi sui 170.000 quintali, che tradotto in termini percentuali vorrebbe dire meno 8% rispetto alla media, quindi con un recupero del 30% se si guarda la campagna 2014-2015. Lo scorso anno, infatti, la produzione crollò del 37% rispetto al 2013 e un intero settore finì in ginocchio. Quest'anno invece ci sarà più quantità, ma soprattutto più qualità. Sarà una grande stagione. Bari segnerà il 50% in più di produzione, la provincia Barletta-Andria-Trani il 20%, ha dichiarato nei giorni scorsi il presidente di Coldiretti Gianni Cantele. Una produzione del genere, ha poi aggiunto, va assolutamente tutelata e messa in protezione. Cantele si riferiva alla minaccia rappresentata dal mercato parallelo di oli di importazione, spesso sofisticati, spacciati per prodotti made in Puglia, ma non solo. L'altra grande minaccia arriva dai predoni delle campagne che in un'ora riescono a raccogliere oltre un quintale di olive. Trafugare poi una cisterna piena di olio può fruttare un bottino di oltre 200.000 euro. I tentativi di furti hanno spinto alcuni agricoltori ad organizzarsi con ronde, mentre altri si sono affidati ad istituti di vigilanza. Le olive rubate alimentano una filiera illegale nella quale si inseriscono grossisti spesso improvvisati che rivendono a prezzo maggiorato, anche 20 euro in più al quintale, ai frantoi del centro e nord Italia, dove la produzione olivicola è stata scarsa per diversi fattori, ma dove la richiesta di olio è comunque molto alta.